quando abbiamo iniziato negli anni 80 in California, le bollicine erano esclusivamente ad appannaggio dei francesi e di quelli prodotti da cantine francesi in California, ed è grazie all'arrivo poi delle bollicine del Prosecco, per cui la zona di Val Dobbiadine, che c'è stato un cambiamento radicale. Finalmente come italiani siamo riusciti a importare e distribuire questo prodotto, che oggi credo è largamente presente in tutta la ristorazione, soprattutto nei bar, che viene offerto come aperitivo. Ormai la parola è diventata una parola comune anche nel linguaggio in California, per cui questo credo sia un grande successo per l'enologia italiana. Il nostro principale mercato è la ristorazione, e il successo della ristorazione italiana ha fatto sì che poi a Trano sono arrivati anche i nostri vini. E il Prosecco, che all'inizio era molto distribuito e tutt'oggi nei bar, è arrivato anche per accompagnare i nostri cibi, per cui lì c'è stata una crescita graduale, dove oggi i consumatori sono stati educati, passando da una bollicina più semplice a un prodotto più, diciamo, più importante come la DOCG, che serve per accompagnare i nostri cibi a tutto pasto. Il consumatore americano, soprattutto in California, dove si produce la maggior parte dei vini americani, è molto esigente, perché come tutte le cose fanno gli americani, diventano poi degli specialisti, quando fanno una cosa ci vanno in profondità, e questo fa sì che quando arrivano dei prodotti di qualità loro sono preparati, sono quelli che ti fanno più domande su quelle che sono le denominazioni, la zona di produzione, le attitudini, le lavorazioni, per cui è veramente un consumatore qualificato che apprezza sempre di più i prodotti di qualità.